Da un punto di vista commerciale è un altro piccolo tassello per il completamento qui della zona del porto. È giusto, diciamo, questa zona via via si sta rinnovando, c'è ancora molto da fare, soprattutto in termini di insediamento di attività commerciali. Questo è un tassello importante perché sicuramente trainerà altri insediamenti commerciali, è importante perché dà una risposta sia ai residenti, ormai in molte famiglie le donne hanno un lavoro fuori casa e quindi devono combinare gli orari del lavoro fuori casa con la gestione, diciamo, dell'economia domestica, e quindi un esercizio aperto tutti i giorni fino alle 10 di sera dà una risposta alle donne savonesi, ma anche ai turisti. Questa è una città che sta diventando anche una città turistica, questa zona in particolare, e quindi un negozio che offra prodotti con un buon rapporto prezzo-qualità tutti i giorni fino a sera certamente sarà visitato. Abbiamo creduto in questo progetto come prospettiva, nel senso che comunque c'era bisogno di un servizio in questo posto e abbiamo cercato di darlo nel modo migliore. Ecco. Ecco, un servizio, ma un servizio particolare, quello di Conad. Sì, un servizio particolare che ci contraddistingue con la freschezza dei prodotti, con tutta una serie di servizi anche lunghi, dalle 8 alle 22 l'orario di apertura al pubblico, anche perché in città gli uffici, il commercio, secondo me ha bisogno di più tempo. Un investimento che ci crediamo, pensiamo che una struttura che qua nel porto di Savona, che per me è una zona in evoluzione, è una struttura che mancava, quindi pensiamo che sia valida e ci crediamo parecchio. Dottor Rocca, comunque qua in Liguria, in provincia di Savona in particolare, la Conad ha un grossissimo magazzino, forse il più grosso d'Italia. No, non è il più grosso d'Italia, però è sicuramente uno dei più importanti per dimensione, e lo è soprattutto per la Liguria, nel senso che 42.000 metri quadrati per servire Liguria, Piemonte, Val d'Aosta e chissà se no anche un pezzo di Lombardia, credo che sia stata una bella sfida, come possono essere le aperture dei punti vendita come quella di oggi. Sicuramente noi avevamo una necessità di crescere e oggi, avendo un nuovo magazzino, vedrete che cresceremo ancora di più di quello che siamo cresciuti nel passato. E quindi la crescita equivale anche comunque alla diminuzione dei prezzi? Crescita vuol dire diminuzione dei prezzi, vuol dire aumento dei servizi, perché sempre di più entriamo su nuovi mercati. Siamo entrati sulla benzina 2 anni fa, siamo entrati nell'ottica l'anno scorso, siamo entrati nella parafarmacia a cavallo dei 2 anni, quindi alimentari sempre, ma sicuramente nuovi servizi ai nostri clienti. Le produzioni ligure piemontese hanno largo spazio qui a Conad? Assolutamente sì, consideriamo la presenza di questi prodotti, diciamo, come un contributo alla crescita del nostro territorio, non solo per questioni, diciamo, di maggior controllo della filiera produttiva, ma proprio come una necessità economica e soprattutto sociale. Vogliamo dare un appuntamento per la settimana prossima? L'appuntamento per la settimana prossima è a Boves, dove apriremo un nuovo supermercato, sempre della famiglia Conad.